Ben ritrovati amici di The Wine Channel, oggi una puntata un po' degustazione e un po' approfondimento, perché parliamo del vino Novello. Inizi di novembre e periodo nel quale possiamo trovare in vendita nei supermercati o in enoteca il vino Novello. Oggi in questa puntata ho deciso di parlarvene in maniera un po' più approfondita e anche descrivervi un po' come viene fatto e quali sono le sue caratteristiche. Allora, intanto cominciamo a parlare un po' di legislazione. Perché il vino Novello in Italia è vendibile a partire dalla mezzanotte un minuto del 30 di ottobre di ciascun anno, quindi di fatto è un vino che viene messo in commercializzazione in questa data ed è solo da quel momento che lo troverete appunto nei supermercati o nelle enoteche. La produzione appunto segue una legislazione abbastanza vincolata e abbastanza rigida su determinati aspetti, invece un pochino più larga di maniche, se così vogliamo dire, per altri. L'Italia non è l'unica nazione che produce il vino Novello, ma anche la Francia lo produce altrettanto. Anzi, si può dire che sono stati forse prima loro a fare il Novello che non gli italiani. In Francia vi è una legislazione leggermente diversa, un pochino più stretta, in quanto questa tipologia di vino viene messa in commercializzazione solo il terzo giovedì del mese di novembre e soprattutto può essere fatta solamente con un particolare tipo di vitigno, che è il Gamay, che appunto è un vitigno tipico francese che restituisce questo vino rosso che viene utilizzato appunto per il Novello. In Italia invece la legislazione permette di utilizzare fino a 60 tipologie diverse di vitigno e quindi, come potete capire, la varietà è piuttosto ampia. Non solo, a livello di percentuali si può anche fare una sorta di blend, chiamiamolo così, perché l'importante per la legislazione è che almeno come minimo il 40% del vino sia prodotto con una determinata tecnica per produrre il vino Novello, che dopo andremo a vedere, che si chiama macerazione carbonica, mentre il restante 60% può essere fatto con vino che ha seguito il normale processo di vinificazione. Quindi, come potete capire, la varietà è molto ampia, la forbice, perché si va da un 40% fino al 100% di vino prodotto tramite la macerazione carbonica della quale adesso andiamo a parlare, perché abbiamo visto nelle scorse puntate la vinificazione in bianco, la vinificazione in rosso, e invece poi abbiamo questa macerazione carbonica, che è una modalità un po' particolare per ottenere il vino. Se vogliamo dare un primo spunto, comunque una prima idea di che cosa serve e di come viene effettuata la macerazione carbonica, possiamo dire che è una sorta di vinificazione accelerata, quindi una vinificazione che non segue tutti i passaggi che abbiamo visto nelle altre puntate, ma ha un iter, fra virgolette, un po' più veloce per ottenere comunque un prodotto da degustare. Di fatto, come viene effettuata la macerazione carbonica? L'uva viene raccolta e non viene neanche diraspata, quindi il grappolo intero viene inserito all'interno di un recipiente, di un silos in acciaio, nel quale viene immessa forzatamente della anidride carbonica, e da qui appunto la macerazione carbonica. Cosa succede all'interno di questo silos? Di fatto batteri o i lieviti che sono già naturalmente presenti nella buccia delle uve cominciano a non avere più ossigeno, che, come poi ben sapete, è uno dei motori appunto della fermentazione. E quindi cosa fanno?
sostanzialmente passano, girano a un metabolismo cosiddetto anaerobico, cioè che non usa l'ossigeno, e cominciano appunto a produrre ulteriore anidride carbonica. In questa maniera comincia una sorta di degradamento degli acini, i quali cominciano a rilasciare il liquido contenuto al loro interno, che va poi a scendere all'interno del silos in una grata metallica, in una specie di reticolo metallico che fa una sorta di prima filtratura delle parti più grosse, più grossolane, e in fondo si va a depositare il mosto. In questa maniera abbiamo una estrazione molto accelerata della parte più colorata, della parte più diciamo dei sapori più dei sapori e dei sentori più fruttati, e infatti sono queste alcune delle caratteristiche che poi andremo a ritrovare all'interno del bicchiere. Qui abbiamo ad esempio, qui ho un bicchiere, come potete vedere, di Novello, l'ho aperto da questa bottiglia, e appunto come vedete ha queste caratteristiche, questo colore particolarmente intenso, queste note fruttate molto molto spinte, quindi soprattutto di fragola e lampone, che sono odori caratteristici dovuti al, adesso lo vado a leggere perché è un nome un po' difficile, se no poi dopo i chimici mi sgridano, il cinnamato di etile. Il cinnamato di etile, che è questa sostanza appunto che viene estratta all'interno della macerazione carbonica e che dà questo odore particolare al nostro vino. Andiamo anche a sentirlo al gusto. È un vino con un buon spunto acido, ha dei tannini quasi assenti, proprio si sentono proprio molto 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 leggermente, pur essendo presenti ad esempio i raspi, che potrebbero darvi l'idea che venga estratto la parte diciamo verde del raspo. In realtà questo non accade, non si sente questa nota, si sente appunto invece questa nota acida, questa nota molto morbida, molto avvolgente, dovuta anche al fatto che c'è una certa dose di glicerina. Qui viene appunto estratta più glicerina rispetto alla vinificazione normale, e questo contribuisce a dare un gusto più rotondo, più morbido al vino stesso. Quanto tempo ci mette tutto questo passaggio? In realtà è un tempo abbastanza breve, perché dentro a questo silos l'uva rimane per circa dai 5 ai 20 giorni a seconda della scelta della cantina, e rimane a una temperatura intorno ai 25-30 gradi. In questa maniera poi il prodotto di mosto che viene estratto dopo appunto questa macerazione viene preso e viene diciamo finito di vinificare con le classici metodi che abbiamo visto appunto nelle puntate precedenti per trasformarli in vino, ma in questo caso la fermentazione alcolica avverrà in un tempo abbastanza breve, solitamente in 2-3 giorni riesce ad arrivare al grado alcolico minimo, che per l'Italia è 11 gradi, quindi il vino Novello che voi trovate normalmente sulle tavole ha come obbligo di legge un grado alcolico intorno appunto agli 11 gradi. Quelli francesi, qui ad esempio ne ho un esempio, una domanda che mi faccio e che mi pongo è, ma questo è un po' una polemica fra virgolette, come ho fatto a trovare in Italia una bottiglia di vino francese che teoricamente dovrebbe uscire fra un paio di settimane, vabbè, ma questo i misteri della globalizzazione. Ma detto questo, qui abbiamo ad esempio invece un grado alcolico decisamente più elevato, qui abbiamo un 12,5 gradi, quindi qua siamo già un pochino più alti, e quindi una caratteristica di questi vini è che appunto non sono vini da lungo invecchiamento e da lungo affinamento, anzi vanno bevuti in tempi piuttosto stretti. Difatti la loro commercializzazione termina
al 31 dicembre dell'anno in cui vengono prodotti. Ricordiamo che sono prodotti con uva della vendemmia dell'anno in cui essi sono appunto prodotti, almeno la macerazione carbonica è fatta con le uve dell'anno della vendemmia in corso. E soprattutto il consiglio che solitamente viene dato è quello di berli entro massimo 6-7 mesi da quando sono stati imbottigliati, proprio perché hanno una degradazione abbastanza veloce e il rischio è quello di bere poi un prodotto non particolarmente buono a livello qualitativo. Ultima nota, ultima diciamo differenza che vi voglio portare è quando sentite parlare appunto di vino novello e di vino nuovo. Attenzione, perché il vino novello non è il vino nuovo, sono due concetti diversi. Il vino novello è appunto in Italia quello che è normato dalla legge per la produzione di vino novello, quindi con macerazione carbonica, 40% minimo di uve che hanno questa tecnica e tutto quello che abbiamo visto, quindi commercializzazione da dopo il 30 di ottobre, mentre invece il vino nuovo è il vino, è il primo vino di una determinata annata, quindi un vino che ha subito la vinificazione in maniera corretta. È un vino solitamente molto giovane, molto profumato, di solito i vini giovani sono molto profumati, ma ancora un po' sgraziato nel gusto, che quindi ha bisogno di un po' di tempo, di affinamento per esprimersi al meglio, e di solito non è detto che venga utilizzato immediatamente per essere bevuto, a volte viene tenuto da parte per successivi altri utilizzi a seconda appunto della scelta che fa la cantina. Quindi attenzione a non confondere novello con nuovo. E quindi direi che con questa differenza vi ho fatto una rapida panoramica del mondo del novello. Chiaramente l'abbinamento classico, e ne ho qua, è un è mangiarlo con le castagne. Una volta il vino novello si diceva che si stappava per San Martino, quindi verso l'11, anche se lì poi in realtà forse è quasi più da parlare di vino nuovo. Una volta si tendeva appunto magari ad aprire o a cominciare a degustare il vino, meglio a berlo, perché all'epoca era un alimento, nel periodo che andava appunto agli metà novembre, perché appunto, come dice il detto, a San Martino ogni mosto è vino. E quindi dicendovi che si può accompagnare benissimo alle castagne, ma perché no anche per un pranzo magari con dei piatti non particolarmente strutturati o grassi, ma magari un pochino più leggeri, dove sicuramente fa la sua ottima figura. Vi invito ad acquistare, a provare un vino novello, vedrete che ce ne trovate di tante tipologie, ma anche con dei prezzi decisamente contenuti. Solitamente si trovano anche delle bottiglie interessanti anche a 4, 5, 6 euro, quindi è un vino un po' alla portata di tutti. Vi invito ad assaggiarlo, a berlo, ma soprattutto vi invito a seguire come sempre le mie solite raccomandazioni, che sono quelle di non bere se avete meno di 18 anni, di non farlo soprattutto se vi dovete mettere alla guida o fare attività pericolose, e di bere sempre con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco, con il prossimo approfondimento qui su The Wine Channel.